E buongiorno a tutti da Corriamo, la rubrica dedicata alla corsa, a chi sogna di cominciare a correre, a chi lo fa da tempo con grande piacere. Anche oggi sulle Dolomiti, anche oggi con Giorgio Rondelli che ci spiegherà il piacere della Corsability. Corsability oppure anche potenziamento della muscolatura posturale, cioè tutti quei muscoli che stanno intorno al bacino, addominali, dorsali e glutei. Più sono stabili, più ci permettono di rendere al massimo, soprattutto con le gambe, e di correre davvero forte. Perfetto, prima di correre forte, guardiamoci il sommario emozionale. Con gli occhi pieni delle emozioni della corsa proposte dal nostro sommario, torniamo in studio. Oggi parleremo di Corsability, l'abbiamo detto prima. Cosa significa? Vuol dire avere cura del proprio corpo e fare esercizi che ci aiutano a fare sport, quale che sia la specialità. Con Giorgio, che intanto ha raggiunto Elisa Cova e ci farà vedere 3 minuti di esercizi da fare quasi quotidianamente, prima o dopo gli allenamenti, andiamo a vedere come si lavora. A te la linea, Giorgio. Primo esercizio di Corsability, la tenuta. 60 secondi interessati i glutei, gli addominali e la parte superiore del tronco. Secondo esercizio laterale, sempre tenuta laterale, anche qui però il tempo ridotto di esercizio, 30 secondi, sia da una parte che dall'altra, esercizi da ripetere almeno per un ciclo di 3 ripetizioni. Secondo esercizio, il busto è più eretto e Elisa va a incrociare con le gambe con direzioni diagonale destra-sinistra e sinistra-destra. Anche qui i muscoli interessati sono sempre quelli detti prima. Anche qui esercizi della durata intorno ai 40 secondi. Adesso vediamo che c'è una variazione. Qui si passa a una posizione laterale con apertura del ginocchio sia a destra che a sinistra. Un esercizio anche che è molto utile come mobilità, ma anche per chi corre come Elisa i 3000 siepi. Questo è un esercizio molto bello. Qui praticamente c'è una linea continua che parte dal dorso della mano e va al tallone della gamba opposta, tutta la muscolatura viene stirata al massimo, è un altro ottimo esercizio per rafforzare tutte queste masse muscolari che sono importanti e fondamentali per correre a un certo livello. Altro esercizio, anche questo non di facile coordinazione, Elisa è molto brava, riesce a farlo molto bene. Si estende una gamba e il braccio opposto, l'altra gamba rimane in posizione di 90 gradi. Anche qui esercizi da ripetere, sempre della durata di 40 secondi. Faticosi, ma facendoli più spesso si diventa sempre più pratici e sempre più bravi a fare questi esercizi. Grazie Giorgio, come sempre interessante. Ci sono un paio di cose che vorrò provare anch'io perché sulla Corsability sono assolutamente intrigato. A questo punto lasciamoci intrigare però dal calendario. Dove, come e quando andare a correre nelle prossime settimane e nei prossimi mesi? 3, 2, 1, Robust! Leave! Bene, abbiamo messo nella nostra agenda la maratona di Berlino piuttosto che quella di New York, maratone straordinarie. A questo punto ci colleghiamo invece con Andrea Tabuio, direttore di corsa della maratona di Milano, ma anche della Strongman Run che si correrà a settembre e di tanti altri avvenimenti organizzati da RCS Sport e dalla Gazzetta dello Sport. Andrea, ci sei? Ciao Maglio. Fresco fresco dai successi della Color Run, a che cosa stai lavorando in questi giorni, Andrea? Allora, mi sto riposando un attimo dopo la Color Run di Bari per preparare
l'ultima colorana della prima parte di stagione, che sarà Rimini il prossimo 1 agosto, per cui siamo ancora focalizzati su questo evento. Quella sarà l'ultima tappa della stagione o dopo le vacanze ci regalerete altre feste? Questa è l'ultima tappa della prima parte della stagione, in questo momento abbiamo già fatto correre oltre 90.000 persone e poi ci sarà la chiusura a Milano, anzi all'autodromo di Monza, con la color run del 12 settembre. Quindi il 12 settembre si corre in pista e ci si colora in pista, quindi saranno i colori rosso Ferrari piuttosto che grigio Mercedes? Guarda, le abbiamo tutte e due, abbiamo sia rosso Ferrari che grigio Mercedes, per cui ci sta a pennello. Molti degli affezionati runner, anche un po' di persone che guardano Corriamo, però dicono la color run è soltanto una festa, non ha niente a che vedere con la corsa. Tu, forte dei numeri, quindi dei 90.000 totali, ma anche dei 25.000 della prima festa, diciamo così, di Torino, che cosa ti senti di dire? È corsa o non è corsa la color run? Ma guarda, io vedo sempre l'aspetto promozionale della corsa, della color run. Quello che voglio dire è che nella color run manca del tutto l'aspetto agonistico e competitivo, ma allo stesso tempo viene messo in evidenza il valore promozionale della corsa. Fare la color run è un gran bel modo di stare insieme e di condividere un'esperienza. E devo dirti che tanti che vengono alla color run magari non si sono mai approcciati alla corsa e vengono soprattutto per l'aspetto ludico, per rilanciarsi il colore. Però poi qualcuno ci resta staccato a questo sport e dopo la color run va a fare anche altri tipi di corsa. Per cui me l'hanno detto poi i miei amici che fanno la 5.30, no? Dopo la color run di Torino, la settimana successiva è stata fatta la 5.30, per cui la corsa alle 5.30 del mattino. E anche lì hanno avuto un numero esagerato di iscritti e mi hanno detto che questo era il ritorno di quello che avevamo fatto la settimana prima con la color run. Nel nostro ultimo minuto di collegamento telefonico, per il quale ti ringrazio, parliamo anche di Strongman, perché tu racconti appunto il 12 settembre a Monza, ma una settimana dopo ci sarà la Strongman Run a Rovereto e qui parliamo di una corsa già un po' più complessa rispetto alla color run. Sì, devo dire che è un format che ci piace molto. Quest'anno tra l'altro abbiamo fatto anche due teaser, due gare sprint, una Bibione e una San Vito d'Olona su una distanza che era la metà di quella di Rovereto. Il 19 settembre tradizionalmente a Rovereto sarà la Fisherman Friend Strongman Run sul percorso lungo di 20 km e anche qui stiamo preparando un bellissimo percorso, ma questo lo vedrete poi negli ultimi giorni. In questo momento non voglio farti delle anticipazioni, salvo dirti che sarà una bellissima gara. Hai 10 secondi per dirmi com'è cambiato tutto da quando tu hai cominciato a organizzare la Maratona di Venezia. Ma devo dire che è molto più divertente. Il run in questi ultimi due anni ha veramente avuto un boom clamoroso e tutti vogliono correre. Mentre la maratona sta lentamente scendendo, tutto il resto sta crescendo e questo è molto bello. Benissimo, quindi tutti a correre in qualsiasi forma, momento o durata. A presto Andrea, grazie. Grazie, ciao a tutti, ciao Mario. Ancora un saluto ad Andrea Trabuio, con lui ci vedremo a settembre alla Strongman Run a Rovereto. A questo punto invece diamo spazio agli amici di Soul Running che ci presentano la scarpa della settimana. Chissà cosa ci fanno vedere.
ancora una volta grazie agli amici di Soul Running per la presentazione e la pagella della scarpa della settimana. Grazie anche a Giorgio Rondelli, che la prossima settimana sarà ancora con noi all'Alpe di Siusi a raccontarci cosa? A raccontarvi gli esercizi di reattività neuromuscolare, migliorare l'elasticità e soprattutto degli allunghi speciali per migliorare la tecnica di corsa. Quindi chi vuole migliorare, podisti di tutte le età, di tutte le razze, non perdete questa puntata. Perfetto, Giorgio ci darà i compiti per l'estate e noi ci vediamo martedì prossimo. Noi corriamo, voi inseguiteci.